Ciao a tutti amici, benvenuti al mio canale, io sono Mayra e oggi andiamo avanti con From Next Door. Nello scorso episodio abbiamo incontrato una strana creatura. Ha riempito la nostra casa di impronte e ci sta indicando di controllare il tavolino di fianco alla porta. Oh, questo l'avevamo già letto. E quindi? C'è una sostanza scura che va dalla maniglia della porta al tavolino di fianco alla porta. Provi a toglierlo, ma sembra fermamente attaccato al muro. È talmente forte che non si rompe nemmeno quando cerchi di strapparlo via. In ogni caso, c'è un'altra cosa che devi controllare. La finestra al piano di sopra? Mi sa di sì. Ah, però le impronte... vanno in cucina. Nella borsa! Eh sì, ci sono delle impronte qui. La tua borsa è stata mossa. Guardi all'interno. Non ne puoi essere sicura, ma sembra che un sacco di cose non ci siano più. Oh, ci ha rubato qualcosa, quindi. Chiamiamo la mamma? Dovrei chiamarla e raccontarle cosa è successo. No, è già abbastanza preoccupata. E poi lei lo racconterebbe a tuo padre e lui ha quel problema al cuore. Tu puoi farcela da sola. Ok? Non dovresti disturbare Murasan con questo. Sì, ma abbiamo una creatura in casa! Oh, si è arrampicato sugli scatoloni! Eccolo lì. La finestra è aperta. Le impronte arrivano da qui. E poi proseguono da qui. Ieri... non può essere vero. Quella creatura... Chiudi la finestra! La parte razionale del tuo cervello cerca di negare tutto e di dare la colpa alla botta in testa. Ma l'altra parte del tuo cervello, quella che non può fare a meno di pensare all'idea della superstizione, del soprannaturale e dello sconosciuto, dice che quello che è successo è reale, molto reale. Decidi di credere a quella parte del tuo cervello. Finora sai soltanto alcune cose riguardo a quella creatura, ma niente di abbastanza concreto da farti capire in modo oggettivo che cosa sia. Le ipotesi non ti porteranno da nessuna parte. Ciò che dovresti fare ora è andare oltre i fatti e concentrarti sull'unica cosa che è davvero importante. Lui arriva solo di notte, oppure lui arriva attraverso la finestra. In realtà sono corrette entrambe, credo. È sempre entrato dalla finestra. Però si era avvicinato alla porta anche. Proviamo questa? Quella cosa si è manifestata solo di notte. Durante il giorno la finestra della casa rimane chiusa. Però devi anche pensare che questa potrebbe essere solo una coincidenza, quindi non sei sicura al 100% che non verrà anche di giorno. Però è meglio di niente. Passa solo dalla finestra. Non ti aveva mai inseguito prima. Beh, effettivamente, si era avvicinato a noi mentre dormivamo. Diciamo che non ci ha proprio seguito, però si è avvicinato molto. Proviamo questa. Non riesci a capire il perché, ma sembra che quella cosa passi soltanto attraverso una specifica finestra. Anche Daisuke Sen deve aver pensato lo stesso. Infatti era l'unica finestra chiusa dell'unica stanza chiusa. Però sembra che chiudere la finestra non sia servito. Quella cosa riesce comunque ad aprirla e ad entrare. Forse la sostanza scura che hai trovato sulla maniglia ha a che fare con quella cosa. Non mi aveva mai inseguito prima. Non mi ha inseguito fuori da casa, giusto?
Per qualche ragione non ti ha inseguito quando sei uscita fuori. Quando sei caduta e hai sbattuto la testa, lui ha avuto tutto il tempo per, diciamo, prenderti. Però non l'ha fatto. Si è fermato perché voleva o perché non poteva uscire. Forse era soltanto un altro modo diverso da prima per darti fastidio. Lasciare la casa potrebbe aiutare. Ah, quindi dovevo sceglierle tutte le opzioni. Quella cosa era già entrata in casa tua prima di ieri. È entrata letteralmente nella tua stanza e se ne stava proprio vicino a te. Dubiti che non ti abbia visto. Ha avuto un sacco di possibilità di inseguirti prima. Allora, perché non l'ha fatto? Che cos'è che vuole? Si scopre che non ne sai davvero molto. Non abbastanza per giustificare l'ansia che ti opprime, e specialmente non abbastanza per giustificare la possibilità di lasciare la casa senza un reale motivo. Non hai idea di quello che sta succedendo, e la parte razionale del tuo cervello ti dice di non prendere decisioni avventate finché non avrai capito qualcosa. Maledizione, non riesci nemmeno a capire se quella cosa che hai visto ieri era reale o no, tutto a causa di quella botta alla testa. Se quella cosa era reale e se questa notte tornerà, dovrei cercare un modo per confermare i tuoi sospetti una volta per tutte. Forse puoi nasconderti da qualche parte e aspettare che si mostri. Nonostante tu ti senta insicura, qualcosa ti dice che confrontarlo direttamente sarebbe una cattiva idea. Forse potresti usare qualcosa per raccogliere delle prove. Oh, ok, ci possiamo muovere. Ci servirebbe tipo una macchina fotografica? Perché il cellulare non ce l'abbiamo più. No, eh? Ok. Questo armadio potrebbe essere il posto giusto per nascondersi e aspettare che lui si mostri. Ma sarebbe davvero una buona idea nascondersi a mani vuote? No, assolutamente no. Devo cercare qualcosa. Un vaso. Qui non c'è niente. Oh, guardatelo. Cosa ha fatto qua? Ha tirato fuori dei vestiti. Vecchia macchina fotografica! Eh sì, potrei fare delle foto per raccogliere delle prove. Prendila subito! Brava, brava, brava. Guardate, anche il letto e il cuscino sono coperti di impronte. Qui non c'è altro. Ma tipo, non lo so, prendere un coltello da cucina? No, eh? No, non ce l'abbiamo. Qua non possiamo chiamare nessuno. E nella borsa c'era altro? No. E allora niente. Ah, qua c'erano le pagine, va bene. Lascia stare. Andiamo su. Quindi praticamente siamo chiusi dentro. Perché lui con questa sostanza ha chiuso la porta. Mannaggia, non possiamo più uscire. E allora niente, ci nascondiamo. Ah, non è che magari c'è qualcosa qui sotto? No, nulla che possa prendere. Abbiamo soltanto la macchina fotografica, niente per difenderci però. Vai! È stretto, ma c'è abbastanza spazio per una persona. Hai lasciato la porta un pochino aperta, abbastanza da poter sbirciare. No, che cosa inquietante! Vedi la luce del sole svanire, poco a poco, come la tua ansiosa attesa. La fotocamera è pronta.
No. È qui. Si è fermato? No. La creatura improvvisamente ha aperto la porta dell'armadio e ti ha afferrato per una caviglia. Per impulso hai fatto scattare il flash della fotocamera davanti alla faccia della creatura. La creatura inciampa all'indietro, stordita dal flash, permettendoti di calciarla via. Devo correre? Devo uscire da qui. Va bene, vai! Ti senti come se avessi commesso un errore. Avresti dovuto lasciare quella casa finché ne avevi la possibilità. Ma adesso non c'è tempo di pensare a queste cose. Devi andartene! Va bene, va bene, va bene, vado. No! La porta ho sbagliato! Che cosa? Oddio! Non so se ho ottenuto semplicemente un game over oppure questo era un finale. Credo ci abbia trascinato fuori dalla finestra e quindi dentro la finestra dell'altra casa. I suoni sono terrificanti. Ci riproviamo? Dovevo scappare, però la porta giù è chiusa. Allora, o vado in camera e mi chiudo dentro in camera e magari esco dalla finestra della camera. Oppure vado in cucina. Però in cucina... Chiamo aiuto! Col telefono! Proviamo. Ah, devo rifare tutto! Devo rifare tutto! Vai! Ci siamo! Mi ha afferrato per la caviglia! Posso salvare? No, non salvo! No, sì! No! Oh, cosa? Non posso salvare! Vai qua, chiama aiuto! Chiama aiuto! Ah, sì che posso salvare, aspetta! Io salvo. Chiama aiuto! Sì! No! Cosa? Maledizione, non si può! Vabbè, sono morta. Ok, usare il telefono non si può. Sì, adesso c'è di nuovo tutta la parte inquietante. Vai, 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 vai! Qui, qui, qui! No, non entra! Non entra! Non entra, maledizione! Oh, posso prendere il deodorante! E io dovrei avere anche l'accendino! Oh, aspettate che salvo perché lui non entra qui dentro! Maledizione! No! Dai, dai, dai! Vabbè! Però posso prendere il deodorante! E noi abbiamo anche un accendino. E allora, sapete cosa faccio? Ricarico la partita prima di arrivare in cucina, così esco dalla camera, vado direttamente a prendere l'accendino e poi vediamo cosa possiamo fare. Ci siamo? Pronti?
Vai! Prendilo, prendilo, prendilo! Sì! Salva! E salviamo qui. Pronti? Aspetta, vai! Vai, 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 vai! Dove sei? Te... No, no! Aspetta, aspetta, aspetta! Mi uccidi! Sono morta. Non si muove più! E quindi? Ah, no! Sapete cosa? Potevo dare fuoco alla sostanza nera sulla porta con l'accendino e lo spray! Così magari esco! Ok, ho capito. Posso farcela. Vai, 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 vai! Scendi, 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 scendi! No! No, ho sbagliato, ho sbagliato! No! Ah! Ci siamo chiusi in cucina! Hai chiuso la porta dietro di te! Ah, io pensavo di dover dare fuoco alla sostanza nera! Ah, sta cercando di entrare però! Aspetta! Anche se c'è una porta chiusa, tra te e quella creatura non ti senti al sicuro. Pensandoci bene, è riuscito a sbloccare una porta chiusa dall'esterno. Devo fare qualcosa. Tanto salvo. Tanto facciamo quello. E se usciamo noi dalla finestra? Cerchi di aprire la finestra, ma è bloccata! Dannazione! Il telefono! Potresti chiamare qualcuno! Cosa? Il telefono è morto, non c'è linea! Aspetta. Brava. Mi sono ricordata di avere l'accendino e il deodorante. Forse... Eccola lì. Ah, è entrato! Premi... Premi A? Aspetta. Ok, va bene. Stai lontano! Stai lontano, maledetto! Vattene! Ci è voluto un po', ma la creatura è caduta tra le fiamme. Tu te ne stai lì, scioccata, mentre guardi quella creatura che corre in giro e sbatte violentemente contro i mobili. Una volta che hai capito quello che sta succedendo, cerchi di scappare via, ma i tuoi piedi sono bloccati in qualcosa e cadi. Cerchi di rialzarti, ma... No! Nonostante stesse andando a fuoco, la creatura ti ha afferrato una caviglia e si rifiuta di lasciarti andare. Alla fine, non era l'unica cosa ad andare a fuoco. No! Sta bruciando l'intera casa! Abbiamo ottenuto il primo finale. Quindi siamo bruciati insieme alla creatura. Sicuramente la creatura è morta, ma siamo morti anche noi, bruciando l'intera casa. Oddio, che tristezza e che inquietudine. Quindi, quando la creatura ci prendeva, quello non era un finale, era semplicemente un game over. Questo invece è stato il primo finale. Siamo bruciati tra le fiamme insieme alla creatura. Va bene, direi che possiamo fermarci qua con questo episodio. Ci sono altri finali, credo 4 o 5, e dalla prossima parte cercheremo un modo per scoprirli. Quindi ci fermiamo qua, lasciatemi un commento se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!